Bella Bomber, vuoi vincere skin, pass e altre cose? Tutte offerte da me, ti basterà lasciare un bel like, iscriverti al canale e attivare la campanellina. E soprattutto seguirmi live tutti i giorni su Fortnite e News e supportarmi nello shop con il mio codice creatore Firex_Walls_Taken. Brother, se mi invii una foto dove shopperai col mio codice, ti riposterò nelle mie storie. Link in descrizione di Instagram. Bella poi. Bello a tutti ragazzi, qua è Firex ragazzi, oggi parliamo delle news, mi raccomando, siamo all'episodio 14, forse è la serie più longeva del mio canale, mi raccomando, per cui un bel like qua sotto, mi raccomando, l'iscrizione, la campanellina se non l'hai ancora fatto. Parliamo del primo concept o anche probabilmente avvenimento in questa stagione e parliamo che secondo un artista che appunto crea dei concept per Epic Games, la zona dell'incidente del Mandalorian dovrebbe cambiare nel corso della season. Cioè in questo corso di stagione la zona del Mandalorian, cioè quella dell'incidente dove c'è la sua navicella, dovrebbe modificarsi, dovrebbe cambiare, per cui magari ci sarà acqua. Magari ci sarà la montagna, magari non ci sarà più la sabbia, magari verrà aggiustata la navicella del Mandaloriano per farlo tornare a casa. Non lo sappiamo, però sappiamo che nel corso di questa stagione dovrebbe modificarsi appunto la zona dell'incidente del Mandaloriano. Poi ragazzi parliamo di un leak, che poi non è un leak, è una curiosità. Ieri sera, in poche parole, sono riuscite tutte le skin natalizie che c'erano nello shop a Natale. Sono riuscite per l'ultima volta in queste, diciamo, Winterfest, in queste feste dal 23 al 7 di gennaio. Ed è l'ultima volta che usciranno. Per cui, se non avete ancora comprato neanche una skin di Natale del 2020/2021, mi raccomando, fatelo ovviamente con il mio codice Firex. Trattino alto, trattino alto, Taken ragazzuoli. Stanotte, ieri notte sono riuscite tutte, praticamente tutte le skin. È una curiosità, se volete andare a vedere, liberi di farlo. Ragazzi, vi ricordate della patch misteriosa 15.20 che ci doveva essere praticamente già da una settimana? Credono che verrà aggiunta la 15.20 il 5 gennaio. Speriamo che l'aggiungano veramente e non rimandino sempre le date. Si pensava addirittura che doveva uscire con l'uscita della skin di Green Arrow, cioè col crewmate di Fortnite. Invece, proprio non se la sono cagata, anche perché c'è il Winterfest, è ancora per 2 giorni, molto probabilmente sono ancora a festeggiare, diciamo, quelli di Epic Games, perché da oggi avete 2 giorni per finire le sfide, ragazzuoli. Forse uno, non mi ricordo, credo uno. Per finire le sfide. No, avete 2 giorni/1. E però, appunto, Epic Games è ancora in festa per il Winterfest. Per cui, ragazzi, non vedrete aggiornamenti prima di questi 2 giorni. Credo che fino al 4 resteranno in Winterfest e poi dopo il 4, appunto il 5, fanno subito la patch che ce n'è bisogno, che ci sono alcuni bug veramente micidiali o devono cambiare qualche variazione del gioco o appunto l'incidente, cioè la navicella, devono cambiare posizione, devono cambiare la roba del Mandalorian, perché il Mandalorian, ragazzi, si è spostato per tutta la mappa, però si trova sempre in quel posto. Cioè, alla fine dicono Eva Parco, però alla fine resta sempre là perché non fanno gli aggiornamenti. Per cui, ragazzi, ci sono molti, molti bug da cambiare e assolutissimamente tante cose che appunto non hanno potuto fare perché erano a festeggiare. Oggi siamo in live alle ore 14:30, per cui vi lascio il link in descrizione, andate a lasciare like e ad attivare un bel promemoria per fare se volete giocare con me. Alle ore 14:30 in live, mi raccomando, mancano 2 giorni per le operazioni con i fiocchi da completare. E ovviamente noi ci vediamo in live alle 14:30, link in descrizione. Bella poi. Like, iscrizione, mi raccomando, se volete ricevere regali o doni. Bella!